In linea generale, il piano sanitario per gli ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto. Allora, ho appena consegnato il documento che quindi il direttore generale ha messo nero su bianco quali sono le sue idee, così può essere valutato e giudicato sia dai sindaci che dai presidenti dei comitati. E, diciamo una cosa con grande chiarezza, sia l'ospedale di Torre Pellice che l'ospedale di Pomaretto non vengono assolutamente chiusi, non è stato mai deciso una cosa simile e quindi sono ospedali che rimangono aperti. Inoltre sono ospedali che mantengono dei posti letto di continuità assistenziale a valenza sanitaria, 20 posti a Torre Pellice, 20 posti a Pomaretto. I posti attuali di lungo degenza in base al piano e alla delibera della Regione saranno chiusi il 31 dicembre del 2013, però sia su Torre Pellice che su Pomaretto nell'ambito di questo documento sono sviluppate le linee assistenziali che servono ai cittadini che riguardano l'assistenza in particolare domiciliare e l'assistenza specialistica. Queste sono le cose fondamentali, pur mantenendo dei posti letto, come avevo appena detto, di continuità assistenziale. Parliamo dei posti letto. Si aumentano le lungodegenze, ma questo supinerolo porta ad una diminuzione dei posti letto nel reparto di medicina? Allora, il reparto di medicina su Pinerolo rimane con i posti letto che attualmente c'ha. Questa è stata fatta una verifica da coloro che sono in prima linea, quindi dai medici e dal personale, non verrà toccata assolutamente nulla, quindi nessun tipo di riduzione. E la mia proposta sulla continuità assistenziale e sui famosi 20 posti letto Torre Pellice e Pomaretto nasce proprio da una verifica fatta dai medici di Pinerolo che hanno chiesto che nel momento in cui il paziente supera la fase acuta, nei famosi 7-8 giorni, può avere un posto letto e continuare continuare l'assistenza alla sua malattia senza più i crismi della malattia per acuti. Si garantiscono quindi posti letto negli ex ospedali valdesi, ma non si vuole, tra virgolette, indorare la pillola, cioè sulla fine questi presidi non avranno più riabilitazione e chi vive nelle valli valdesi, appunto della Val Pellice e della Val Chisone, dovrà comunque spostarsi. Allora, anche questo non è vero, quindi qui do la vera informazione. Sia a Torre Pellice che a Pomaretto rimane una rieducazione funzionale ambulatoriale, quindi rimane la palestra, rimangono tutte le attrezzature che attualmente ci sono. Nel documento c'è diciamo, l'attivazione di 20 posti letto di rieducazione funzionale tra virgolette per acuti nell'ambito dell'ospedale di Pinerolo. Quindi cosa avremo da un punto di vista assistenziale? Che i cittadini che subiscono una frattura, quindi vengono operati dal reparto di ortopedia di Pinerolo, superato l'intervento, vengono collocati poi nei posti letto di rieducazione funzionale, dove effettivamente lì hanno la prima assistenza sanitaria per permettere loro di essere ambulanti. Nel momento in cui diventano ambulanti, possono andare su Torre Pellice e su Pomaretto perché lì ci sarà anche la rieducazione per ambulanti, quindi non cambia assolutamente, anzi, voglio dire che c'è un percorso sanitario più equo e indicato per questo tipo di patologia. Un'ultima domanda: dal 1º di ottobre gli ospedali torneranno a pieno regime, si rientra da quello che era considerato un periodo appunto di ferie estive. Questa è un'ottima notizia. I sindaci però delle valli chiedono che questi presidi di Pomaretto e di Torre Pellice non abbiano solo medici per poche ore durante la giornata. Hanno l'impressione che questi ex ospedali valdesi stiano diventando sempre più simili a delle case di riposo, è vero? Allora, anche questo non è vero, nel senso che il documento, quindi anche qui, è stato messo nero su bianco dal direttore generale. Noi, nell'ambito di questi ospedali, avremo una qualificata assistenza, medica infermieristica. Tenete anche conto che da un punto di vista dell'attività specialistica, nella proposta c'è un aumento e un miglioramento di questa attività.
dal 1° di ottobre che riapriremo i letti che avevamo chiuso per il periodo estivo, ci saranno i medici, perché noi non possiamo derogare da un'assistenza ben chiara e ben precisa nei confronti dei cittadini, andremo dalla parte sbagliata, del torto, e quindi anche questo si vedrà con l'attivazione e con, voglio dire, con la chiarezza e precisione con cui vi sto dando queste notizie nell'atto pratico della gestione. Ancora una cosa, un bimbo che si sente male in vallata, tipo un attacco epilettico, anche semplicemente aver ingoiato qualcosa, se va agli ospedali, ex ospedali valdesi, trova assistenza anche nel tardo pomeriggio, o comunque per i genitori è consigliabile venire direttamente a pronto soccorso di Pinerolo? Allora, come medico la mia risposta è venire a pronto soccorso di Pinerolo, perché c'è il discorso della pediatria e quindi lì c'è proprio un punto altamente qualificato. È chiaro che nell'ambito di Torre Pelice e Pomaretto nel pomeriggio ci sarà sicuramente, visto che andremo ad attivare, in ogni caso fino al 31 dicembre abbiamo ancora i posti letto della vecchia organizzazione, ma anche in prospettiva nella nuova organizzazione ci sarà sicuramente un medico.